a tutti! Oggi vi farò vedere la costruzione di un neck knife, ovvero un coltello da collo, come lo chiamano gli anglosassoni. In realtà sarebbe un normalissimo coltellino di quelli da attaccare al portachiavi, e non si apre, è un pezzo unico, però comodo da portare in giro, non è contro nessuna legge, è utile se dovete sbucciare una mela, se dovete girare una vite, se dovete tagliare qualcosa, un filo, un cavo, se dovete spellare un cavo, fare un lavoretto elettrico, va benissimo in tantissime occasioni. Quindi adesso andiamo in officina e vediamo come si fa. Oh yeah! Per prima cosa taglio sempre dalla stessa lamiera che avevo usato per fare i kiridashi. Taglio un pezzo di metallo che userò per fare la lama. E siccome la lama sarà piccolina, taglio un pezzo piccolo. Naturalmente io riesco a complicarmi sempre le cose e ho dovuto girare la lastra perché di qui c'erano i rialzi e il seghetto non c'entrava, però vabbè, vado avanti a segare di qua fino a qui in fondo. Wow! Adesso dovrei riuscire a piegare senza dover fare un altro taglio, almeno spero. Vediamo. Non si piega proprio dove vorrei io, quindi gli faccio almeno un invito. Vediamo se col Dremel riesco. Sembrerebbe di sì. Vediamo. No, fa niente. Vuol dire che lo raddrizzo. Ecco qua, il pezzo è abbastanza storto, quindi lo metto in morsa per raddrizzarlo. Adesso che restino i segni della morsa non mi interessa più di tanto, tanto poi dovrò lucidarlo con la smerigliatrice, ma già così tutta la piegatura che avevo sbagliato prima tagliandolo si corregge, si dovrebbe, sì, già molto meglio con un paio di raddrizzature. Vediamo un po', vediamo, eccolo qua. E adesso lo raddrizzerò ancora meglio in questo pezzettino. Morsa per bene e via a raddrizzare. Yes. Tanto anche se è leggermente flessibile, a mano non si riesce, bisogna proprio metterlo in morsa. Questo coltello verrà piccolo,
proprio un coltello d'emergenza che si tiene con due dita e la lama, e quindi così è già abbastanza. Adesso devo dargli la forma. Al pennarello gli ho dato la forma, che sarà così piccola. Questa sarà l'impugnatura e questa sarà la lama, proprio da tenere con due dita e di qua, giusto per emergenza, per fare lavori di intaglio o qualcosa del genere. Qui gli farò un avvolgimento di corda e ora mi metto al lavoro a dargli la forma. Oh yeah! E giusto per dargli la forma vado sulla mola. Qua da una parte ho scavato e adesso devo fare lo stesso lavoro dall'altra. Ecco fatta la forma data al manico anche dall'altra parte. Adesso devo dare la forma alla lama. E qui non so se usare la mola o se fargli in taglio col Dremel. Io provo col Dremel perché mi sa che viene molto più preciso. Vediamo un po'. Siamo così, preciso, viene bello preciso, ma ci metto una marea di tempo. Come fare a tirarlo dritto? No, però dai. Sì, provo ad andare avanti così. Siccome col Dremel era un po' impossibile, ci ho rimesso troppo tempo, allora vedo di farlo. Solo che per farlo così è difficile perché è fissato solo da una parte, se no non c'è spazio per il coprilama. Vediamo un po'. Wow, sono riuscito a tagliarlo. Oh yeah. E adesso devo dargli bene la forma con la mola. Bene, la forma è data al coltello, adesso devo lucidarlo, dargli la forma meglio sulla smerigliatrice, togliere tutte le bave e è finito. Naturalmente, siccome il coltello è piccolo, dovrò farlo a pezzi, non posso lavorarlo tutto assieme, quindi vediamo un po' come fare.
Wow, è piccolo e si scalda subito. E ci si scottano le dita, mica poco però. Viene bello liscio, già la forma della lama è bella. Bello liscio, bello lucido. E adesso vado avanti col resto. Sì, sì, sì. Come avete visto, ho rallentato la velocità della smerigliatrice in modo da lucidare questo, che sarà il pezzo che uscirà dall'avvolgimento di corda, e adesso devo fare lo stesso sulla lama. E via. Yes, è venuta bella lucida la lama, con tutti i bordini arrotondati, e adesso devo fare proprio la lama vera e propria, il filo. Vediamo come farlo. Vediamo un po'. Siccome qui ci si appoggerà anche il dito, perché essendo corto il coltello andrà qua, la lama non deve arrivare fino a qui, ma qualche millimetro più in là, quindi vediamo. Pensavo di fare una cosa così. Una lama del genere. E adesso la faccio. Ecco qua fatta la lama. Adesso devo dargli la forma bene con la lima. E via con una lima triangolare a dargli la forma. Ero sbagliato perché questa non è triangolare, è quadrata. E io non mi ci trovo bene. Mi trovo meglio con quella triangolare, eccola qua. E questo, più che a dare la forma, serve proprio per fare il filo. Già più preciso di prima, e adesso anche di qua. Un altro pezzo così, eccolo qua. Qui devo togliere l'inchiostro, già viene via così a dito, perché
avevo fatto la lama un po' troppo larga, ma va bene lo stesso. L'importante è che sia bella affilata e già è bella affilata. Comunque tutto sto legno a mano e via. Dopo aver finito con la lima, il filo è già abbastanza tagliente, ma adesso gli faccio la lucidatura finale con il solito pezzettino di carta vetrata da 1200 e quindi giù a lisciare da una parte e dall'altra. Finché non viene bello lucido. E ecco fatto, dopo aver lucidato per bene, il coltello è pronto. Mi resta da fare solo l'avvolgimento di corda di canapa. Oh yeah! Bene, ora che il coltello è fatto, bello lucidato, bello filato, devo fare l'avvolgimento col solito cordino di canapa. Ma gli aggiungerò anche il gancio per appenderlo di qua. Quindi per cominciare l'avvolgimento devo fare una bella asola con un bel filo che avanzi, che faccia due volte il giro, perché lo farò passare avanti e indietro, quindi dovrebbe venire una cosa così. Sì, basta e avanza. Noi filiamo. E lo stringo tenendolo il più in su possibile. Stringo, faccio un altro nodo doppio in modo che tenga bene. Eccolo qua. Ora questo lo faccio passare giusto giusto in misura con dentro questo. E lo faccio passare giusto 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 in misura qui. Questo, sempre se ci riesco, lo faccio passare di sotto, eccolo qua. Lo fisso con questo facendo un altro nodino. Ehi. Qua. Tenendolo in misura, quindi tiro di qua e questo è in misura, verrà chiuso dentro. Adesso parte la lavorazione difficile. Questo lo stringo per bene. Taglio il cordino superfluo, tanto per un paio di giri lo leggo sotto e comincio a legare. Allora, questo deve stare dritto, questo gira di qua e visto che gira di qua lo faccio passare così. Il cordino superfluo deve passare da sotto insieme all'altro. Non è facilissimo. Eccolo qua. Anzi, è facile. Basta stare attenti a quello che si fa. Tutto questo devo tenerlo più su possibile. Anche di qua. E questo deve restare su, sennò poi. Ah, eccolo.
bisogna arrivare così fino in fondo, sempre tenendo teso il cordino in mezzo, e arrivare in fondo. Arrivato quasi in fondo, mi sto accorgendo che l'avvolgimento è un pochino sottile e quindi tornerò indietro. Adesso faccio vedere come, una cosa semplicissima, arrivo in fondo dove si allarga la scanalatura, che il cordino non ci sta più, e semplicemente, eccolo qua, il punto X, comincio a tornare indietro seguendo i solchi tra un cordino e l'altro di prima, in modo che, tendendolo bello stretto, non si muova più il cordino, e in effetti è bello stabile. E quindi devo tornare indietro fino all'inizio. Bene, ora sono arrivato quasi dall'altra parte, infatti il manico è bello più largo, più consistente, e devo fare la chiusura dell'avvolgimento. Quindi arrivo quasi in fondo, faccio un ultimo giro qui che si fissi bene, e taglio un po' più in qua. Fatto. Ora devo chiuderlo per bene, quindi di qui devo far passare sotto un primo nodo, tenendolo stretto sopra al suo posto, eccolo qua. Tiro indietro un po', arrivo di sopra. Qui ci devo fare un altro nodo. Wow, poco spazio, però lo faccio, ci sto. E lo tiro esattamente, esattamente al contrario di come avevo tirato quell'altro. Visto che a mano non riesco, tiro. Come duro. Addirittura strappato. Però si è strappato al punto giusto. Beh, posso tirare ancora un pelo. Io tiro. Non era proprio il punto giusto giusto. Ehi. Ecco fatto. Quindi cordino bello stabile, l'impugnatura è bella comoda, ci sta giusto in due dita, di cui c'è l'aggancio. Ecco fatto un neck knife. Bene, come avete visto, la costruzione di questo coltello è stata molto semplice, però eccolo qua, è venuto fuori un bel coltellino simpatico da portare in giro in tutte le occasioni, attaccato al portachiavi. Questo si può aprire e chiudere in modo da toglierlo comodamente quando si vuole. Vediamo come taglia su un pezzo di carta. Taglia bene, naturalmente fa un taglio corto perché la lama è corta, però come vedete ben taglia. Quindi avete visto questo coltello, la costruzione, perciò ci vediamo alla prossima lama. Oh yeah!